Quest'anno festeggiamo i primi 5 anni di Casa Maroteggiano. Sono 2 anni e mezzo perché comunque è un'attività nostra stagionale, però sono molto molto intensi e per noi sono sempre 5 anni. E in questo periodo veramente abbiamo fatto tante esperienze, siamo migliorati tanto anche noi, e tanto abbiamo veramente un percorso intenso. Abbiamo capito una cosa fondamentale nei diversi anni di crescita che abbiamo avuto ed è il valore del tempo. Il valore del tempo che deve essere un valore importante, che è un valore che va portato poi con amore e sentimento anche in questa tavola del Natale 2023. Siamo alle porte di questo Natale 2023, come sempre in dispensa abbiamo trovato quelle piccole chicche che rendono prezioso anche il dono che si va a fare, che non è solamente un dono del territorio, ma è un dono che va a dare anche valore a quello che è il nostro Natale. Quest'anno abbiamo arricchito ulteriormente la dispensa nel nostro piccolo spazio, che speriamo di implementare nel più breve tempo possibile, e abbiamo di nuovi prodotti, nuove chicche che vi invitiamo a vedere in dispensa, veramente a venire a trovarci in questi giorni di Natale. Tra l'altro, noi fino al 24 di dicembre faremo una tirata, domeniche comprese, saremo sempre operativi dalle 10:30 all'1 e dalle 16:30 alle 20. Ogni prodotto viene da noi selezionato. E il nostro tempo viene utilizzato in questa maniera con amore. Ci siamo divertiti ad impreziosire con i dolci natalizi quella che è la nostra dispensa. Il dolce natalizio, quello fragrante, buono, ricco, che fa sì che le nostre tavole di Natale siano più belle. Abbiamo tiri di Potenza, sal de riso della Costiera e infine De Vivo di Pompei. Tutti e tre rappresentano il nostro territorio in maniera eccellente. E tanti stanno iniziando a capire che è meglio comprare un prodotto ma buono e non tanti magari di grande distribuzione dove la qualità veramente pecca spesso e volentieri. Un panettone di qualità veramente fa la differenza su una tavola, veramente importante. Tra le tante chicche preziose di questo Natale 2023, nei nostri viaggi, abbiamo trovato proprio questa cassettina. Il viaggio non a caso sono dei prodotti cilentani. La particolarità è che rappresenta i colori, i profumi del nostro territorio. E la bellezza è che i profumi vengono espressi da una candela aromatica. E i colori sono quelli dei fichi, delle foglie.
di tutti i frutti che fanno parte del nostro splendido territorio. Io mi occupo molto del settore, oltre che del food, ma soprattutto anche del vino. Noi, quello che diciamo sempre, noi trattiamo solo Campania, Basilicata e un po' di Calabria, quindi diamo valore alle tante eccellenze enologiche e anche enogastronomiche in generale che offrono questi territori, essendo Teggiano crocevia di questi territori. E qualcosa che sta nascendo di bello sono le bollicine, gli spumantizzati che abbiamo in queste zone, perché molti pensano ma la bollicina dal Po in su, oppure lo champagne, che so, il Franciacorta e quant'altro, quando invece si sta creando una bella realtà per quanto riguarda anche gli spumantizzati del territorio, quello che già ci stiamo cercando di proporre durante il periodo estivo. Noi abbiamo dei vitigni autoctoni come Pallagrello, il Caprettone del Vesuvio, gli spumantizzati del Vulture, che veramente fanno d'invidia e si difendono bene in questo tipo di contesto, dal metodo classico, dal metodo Martinotti Charmat, al metodo ancestrale con i lieviti all'interno della bottiglia. Veramente abbiamo un mondo, anche ai dolci, ai moscati, che vi invitiamo veramente a mettere sulle vostre tavole per dare un qualcosa di differente ma di qualità, veramente per festeggiare il vostro Capodanno o anche il vostro Natale. Ancora la frutta secca, il nostro fico bianco cilentano, ancora mezzo metro, per accorciare le distanze del nostro territorio. Sempre i splendidi colori, quello che è il nostro territorio, quindi colorato, ricco, opulento per la cioccolata. E questo qui è l'altro bel regalo da fare in questo periodo natalizio. Ovviamente non possono mancare i dolci della tradizione. Quest'anno abbiamo gli struffoli napoletani col miele degli agrumi della costiera fatti da sal de riso, ma abbiamo i mostaccioli roccacò sempre artigianali, abbiamo il fico in varie salse, abbiamo la biscotteria cilentana, abbiamo i peperoni cruschi glassati col cioccolato fondente, fritti con la glassa di cioccolato 70%, abbiamo i dolci della tradizione irpina e beneventana come il croccantino, il torrone e tante altre cose che veramente vi invitiamo a scoprire. Siamo sempre nella nostra regione, Regione Campania, Pallagrello Nero, il vino di Ferdinando IV. Abbiamo un vino unico con una particolare moneta d'argento incastonata della zecca di Lucca, che è la riproduzione della moneta d'argento di Ferdinando IV di Borbone. Non può mancare il nostro amaro Teggiano, che ormai è un'istituzione, a maggio compirà 10 anni di rinascita di questo prodotto che speriamo di festeggiare in qualche modo. Accompagnato dall'amaro Teggiano ci sono anche il nostro Lux Dianensis, liquore al mirtillo con fichi bianchi e uvetta dedicato a San Cono, e il nostro Teggiano Gin, che l'anno scorso è stato premiato da Spirito Autoctono, un magazine che collabora col Touring Club Italiano, come uno dei miglior gin d'Italia. In dispensa tante chicche veramente vi aspettano, campane e lucane, veramente non ce la faremo mai a descrivere tutte quante in pochissimo tempo. Veramente vi invitiamo a trascorrere un po' di tempo da noi, perché ciò che è all'interno della nostra dispensa è una meraviglia da scoprire. Buon Natale!